Io sto entrando, non so neppure io come dirvelo. Ma guardate qua dove sto. E non ci sto credendo, ancora una volta. Cioè il terreno di gioco del Maradona davanti ai miei occhi. Ehi, ciao, benvenuti e bentornati su canale Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi sono emozionatissimo, non solo perché andrò a vedere Napoli-Milan allo stadio, ma perché vivrò delle emozioni e delle situazioni clamorose. E tutto questo solo grazie al vostro supporto, al vostro amore. Non so veramente come ringraziarvi. Vi voglio bene, 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 come foste fratelli per me. E lo dico sinceramente. Detto questo, Waiu, prima di cominciare lasciate un bel mi piace di supporto. Lasciatene veramente tantissimi. Supportate questo contenuto anche con un bel commento che vi leggo tutti, vi metto anche un cuore rosso e iscrivetevi al canale. Probabilmente dal titolo e dalla miniatura avrete già intuito qualcosa, però non voglio spoilerarvi nulla e voglio condividervi pian piano questa esperienza magnifica sul canale. Il tempio è già davanti a noi, signori. Comunque è sempre bellissimo il nostro Maradona, mamma mia. Allora raga, comincio a farvi un piccolissimo spoiler. Accontentatevi per adesso. Ma io sincero sto un po' in ansia, sia per la partita sia per questa esperienza che devo fare, che tra l'altro non so se vi ricordate, ma l'ho già fatta in occasione dell'ultima partita dell'anno scorso. Però non lo so, stasera proprio il cuore a mille. Io grazie. Io intanto mi hanno dato il pass per questo walkabout. Ma io stiamo ufficialmente entrando dentro. È un'emozione unica ed è come se fosse la prima volta. Cioè non lo so, non sono abituato. Questa è la verità. Sono dentro, io. Come vedete cambiate già l'illuminazione. Signore, ci siamo. Non vedevo l'ora. Ma io qui intanto è arrivato un pulmino del Milan. Ma non so chi siano in realtà. Penso addetti ai lavori comunque. Vedete Milan. Beh, voglio, questa zona si presenta così qua. Come vedete il pullman è fermato qua. Sponsor. E poi c'è questo piccolo corridoio, adesso vediamo dove ci porterà. Qui penso sia zona mista, dove fanno diciamo le interviste, credo. Pure l'altra volta non l'ho capito. Vabbè, me ne vado sempre per un'idea. Zona mista sostanzialmente, quella dove i tesserati normalmente prima e dopo la partita soprattutto attraversano per sostenere delle interviste flash che vengono fatte con i media. E quindi guardi, non è quella la zona mista, ma è questa qua. È questa qui la zona mista. Abbiamo fatto anche qualche foto che trovate sul mio Instagram. Quindi se non mi seguite, seguitemi. Super Allan 5 che vi aspetto. Queste sono le scale che nel periodo dell'84 Maradona, nel giorno della presentazione, ha percorso di fronte a in mezzo a 80.000 persone che pagarono la cifra simbolica di mille lire per esserci, per la sua presentazione, una presentazione di pochi minuti dove lui si limitò a dire qualcosa ai napoletani, a palleggiare. Poi queste scale sono anche importanti perché oltre a ritrarre Maradona nella sua posa epica, sono le scale che fino a pochi anni fa venivano percorse ancora dai calciatori prima dell'ingresso in campo, che baciavano dei santini che adesso sono custoditi dal comune di Napoli, ma che avevano comunque una valenza per quanto religiosa, comunque anche laica, nel senso che ormai era diventato un elemento strutturale quasi dello stadio. E quindi raga, come avete visto, questa è la famosissima scalinata che prima veniva percorso dai giocatori per entrare in campo. Rispetto a quella che oggi tutti quanti conosciamo, è sempre un'emozione, voglio, è sempre un'emozione, perché sapere che lì è passato Diego Armando Maradona e tantissimi altri campioni, voglio, mette i brividi. Raga, questa invece è la sala per le conferenze stampa, come vedete, molto bella comunque, molto larga, tanti posti a sedere. Eccola qui, proprio nello specifico la zona dove si siedono allenatori, presidenti e giocatori per fare le conferenze. Ecco qua ragazzi, siamo usciti fuori dalla conferenza stampa, vediamo adesso invece dove siamo diretti. Mamma mia, io già ho visto dove stavo andando. Questo è lo spogliatoio degli ospiti, che è stato sostanzialmente adattato al formato che abbiamo utilizzato per lo spogliatoio, per l'architettura dello spogliatoio del Napoli. Adesso vorrei chiedere la possibilità, se ce la facciamo con i tempi, di entrare, di accedere, vediamo se è possibile, allo spogliatoio almeno in casa. Ci credo, cosa sto sentendo nello spogliatoio del Napoli? No? Non ci credo, che sta venendo, se si può entrare nello spogliatoio del Napoli? Non ci credo. Dove sto andando? Tra l'altro voi faccio vedere un'altra zona che non ho mai visto. Questa è la prima volta che la vedete anche voi. Eccola qui, vai giù. La statua del più grande di tutti i tempi. Questa statua è stata realizzata tutta con Adriano Lana per onorare Diego Armando Maradona. Ma la cosa che colpisce, oltre al fatto che il piede sinistro di Maradona è evidenziato in un colore tutto suo, la cosa che colpisce è che è stata realizzata con delle misure, con un peso, dicono sia quello che avesse Maradona all'epoca di Messico 86 praticamente. Assurdo, io la sto vedendo per la prima volta dal vivo, bella, bellissima. Io comunque non ci credo ancora dell'esperienza che sto vivendo. Tra l'altro è la prima volta che vedo anche dal vivo la statua, che è bellissima, assurdo. Io sto entrando, non so neppure io come dirvelo, nello spogliatoio del Napoli. Non so cosa ci faccio qua. Mamma mia, non ci credo. Sto tipo tremando. Io ho visto la maglia, no? Non ci credo.
Voglio guardare qua dove sto. Non ci credo. Voglio. È un sogno stare qua. È un sogno. Stanno tutte le maglie già appese, le loro scarpe, i loro pantaloncini, le bottigline, Rachmani, Kvaratskhelia, il solito Simeone. Il mio amore, sbloccami. Altri calciatori, ma ovviamente Mati Olivera, Anghissa, mamma mia, io non ci credo. Ma dove sto? Contini, un grande, Demme, Lindstrom, Davino, mio fratello Nathan, Meret. Cioè, ma io non pensavo di trovare così nello spogliatoio. Tutte le cose già preparate qua sotto, con i loro pantaloncini, i parastinchi, le scarpette, i pantofoli. Ma mo futti i pantofoli. Ma già rubi i pantofoli e l'erma. Ma già rubi i pantofoli e l'erma. Come riscatto? Dico, te le do se mi sblocchi. Che ne dite? Oggi qua a terra invece c'è, diciamo, il cartellone per i minuti di recupero. O comunque per i cambi. Io comunque te lo giuro, non ci credo ancora dove sono appena stato. C'è lo spogliatoio del Napoli, voglio lo spogliatoio del Napoli. Cioè, la mia squadra del cuore. Cioè, sto vivendo un sogno. Da bambino ce l'avevo, tutti ce l'hanno. Voglio, in pratica siamo sotto le scale che portano al campo, cioè sto salendo le stesse scale che salgono i calciatori per entrare in campo e non ci sto credendo ancora una volta a quello che sto facendo. Cioè, voglio, guardate qua dove sto, voglio, guardate qua. Che grande, che grande, voglio che siete. Ma guardate qua dove sto, sono appena passato nel tunnel dove passano i calciatori, tribuna Posillipo, le curve, i distinti, tabellone che vediamo di solito dall'alto, e io oggi sto guardando tutto dal basso, non ci credo. Tra l'altro sono entrato, mi hanno anche appena chiamato i ragazzi a bordo campo e non ci sto credendo dell'esperienza che sto vivendo. Voglio, c'ho il terreno di gioco del Maradona davanti ai miei occhi che calpesterò per la seconda volta nella mia vita. Mamma mia, mamma mia, eccolo qui, voglio. L'ho appena calpestato per la seconda volta ed è bagnato, irrigato. Vai giù. Mambrugano. Il campo, le porte, eccola qui, la prima porta, la seconda porta, la panchina. Raga, eccole qui le panchine. Mi sito per la seconda volta. Qui la visuale è bellissima. Voglio, che ve lo dico a fare da qua. È bellissima, spettacolare la visuale da qua. Ciao panchine, ce ne stiamo andando, non so se andremo a visitare altro, ma penso che tra spogliatoio e zona campo ho vissuto le emozioni più forti che abbia mai potuto provare da quando faccio questa attività sul web. Veramente, voglio, cioè, ve lo giuro, cioè, è un sogno, cioè non so veramente come spiegarvelo. Vorrei farvelo vivere ad ognuno di voi perché mi avete dato voi la possibilità di vivere questo sogno e sono senza parole, voglio, grazie. Voglio, continuate a salutarmi da là, è veramente un onore, è un onore, guardate la quantità siete. È un onore, vai giù. Cioè, mi stare salutando allo stadio. Andiamo, siete unici. Ciao raga. E niente raga, è finito questo walkabout, questa esperienza magnifica che non dimenticherò mai. Voglio ringraziarvi ancora e ci tengo a dire una cosa importantissima per me. Mi dispiace che a qualcuno ho dovuto dire di no ad alcune foto, perché quando stavo risalendo dal campo sugli spalti avevamo dei tempi strettissimi. Ci sono delle persone che comunque stanno lavorando per noi e le squadre che si stanno comunque avviando al campo, e quindi i tempi sono strettissimi e non ho potuto scattare una foto con ognuno di voi. Se fosse stato per me sarei stato lì tutta la serata, perché siete stati unici. Cioè, non avete idea di cosa vuol dire essere acclamato, salutato così tanto dalle persone che ti seguono all'interno dello stadio della tua squadra del cuore in una serata così importante come quella di Napoli-Milan. Vi amo, cioè mi avete regalato un sogno. Aiù, i calciatori del Milan stanno in pratica passando dove siamo passati noi prima. Ecco qua, assurdo comunque. Sto venendo. Raga, prima di andare sugli spalti, si mangia. Buon appetito. E adesso entriamo. Allora, abbiamo due ospiti inaspettati, signori. Allora, un milanista che conoscete un po' tutti e un altro milanista. Simone Crispo è diventato milanista. No, come ha detto Harry, sono venuto in incognita. Simo, quando finisce? Nemico. Pronostico veloce. 2-1 per chi è in casa. 3-0, Napoli. Dai, partiti! No! Mamma ro Parma, non l'hai vista la rinta sta palla, mamma mia! Mamma mia! No, ha dato gol, ha dato gol! Ammazzo, ma ha dato gol! Ma qua fatto me! Sono al terzo di stare, non ci credo, vai, non ci credo! Ha avuto Riccardo! E poi se ne butterà solo lui dentro! Oh! Sì! No! Non ci credo! Vaffanculo! Non ci credo! Ma non ho legato!
fine primo tempo è meglio così, voglio, stavo prendendo il terzo gol, male, malissimo. Sentite i fischi, voglio, sentite i fischi assordanti. Rosso per Nathan. Lo tengo pure da calcio. Qua Nathan mi uccise. Non ci credo. Clara, non ci credo. È finita. L'ultima azione, non ci credo. Qua gli poteva essere veramente alla fine il 3-2, invece no. 2-2, una partita pirotecnica. Primo tempo loro, secondo loro. Secondo me forse è giusto il risultato. Che dobbiamo fare? Guagliù, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e sempre solo forza Napoli.